uno dei temi portanti a questo EFPA 2016, l'era dei tassi a zero e le sfide che questo tipo di scenario rappresenta per i professionisti del risparmio. Ecco, come interpretate voi questa sfida che riguarda propriamente il giusto equilibrio tra rischio e rendimento? Sì, cerchiamo di capire subito l'orizzonte temporale. Parliamo sempre di un orizzonte temporale di lungo periodo. E dove siamo noi in questo momento? Abbiamo davanti a noi uno scenario che noi chiamiamo di acclimatamento. Noi stiamo entrando in un periodo, in un'era di crescita modesta, quello che gli inglesi chiamano low growth. Cosa vuol dire crescita modesta? Noi abbiamo passato gli ultimi 30 anni, più o meno tutta la gente della mia età si ricorda, più o meno dagli anni 80 al 2015-2016, dove abbiamo visto interessi, tassi di interesse al ribasso, abbiamo visto rendimenti al rialzo, soprattutto dal punto di vista degli obbligazionari e soprattutto poi anche dal punto di vista dell'equity, per cui i prodotti azionari al rialzo. Diciamo che storicamente vedremo che i prossimi 10 o 20 anni non rispetteranno la media storica di questi ultimi 30 anni, perché siamo entrati in un periodo diverso. Questo che cosa porta come conseguenze? Porta che chiaramente dal punto di vista delle soluzioni di investimento, come si chiamano oggi, bisogna cercare non qualche cosa che rispecchi la direzionalità dei mercati, ma qualche cosa di diverso possono essere le soluzioni di investimento alternative, per cui lavorare sull'inefficienza delle società, delle azioni, lavorare sulla volatilità, lavorare nel senso prendere rendimento da qualche cosa di diverso dalla direzionalità dei mercati. Si può guadagnare anche dalla volatilità, quindi? Assolutamente, si può guadagnare dalla volatilità. Ci sono delle soluzioni investimento, adesso voglio dire, fra pochi mesi, fra un mese e mezzo circa, avremo, faccio un esempio, il referendum sul Brexit. I nostri gestori sono molto contenti della volatilità e sperano che ci sia maggiore volatilità da adesso fino a Brexit, fino al referendum, perché chiaramente lavorando sulla volatilità loro trarranno rendimento. Dopo che saranno passate, diciamo così, queste variabili molto importanti, dalla Brexit alle elezioni in Spagna fino alla Grecia, prevedete una fase di normalizzazione poi per i mercati finanziari? Sì, allora sicuramente la seconda parte dell'anno il mercato si normalizzerà, però dobbiamo stare attenti sempre alla volatilità, cioè la volatilità come i rendimenti, come i tassi a ribasso che dicevo, saranno sempre maggiori rispetto a quello che sono stati negli ultimi 10-20 anni. Grazie. Grazie mille.